Prato si conferma città del cinema. Una nuova produzione ha infatti scelto la nostra città e le manifatture digitali come base operativa per la pellicola, che verrà girata entro l'autunno. Il film si intitola Avrei voluto essere Bartali, una spy comedy scritta e diretta da Alberto Cavallini e che vedrà un cameo interpretato dal campione Vincenzo Nibali nella parte di se stesso. Mi sembrava carino mettere in rapporto un campione del passato con un campione, il miglior campione che abbiamo oggi, Vincenzo Nibali. L'ho chiamato, gli ho detto di questa analogia. Gli ho mandato la parte che poi lui interpreta se stesso, quindi fa un cameo interpretando se stesso, gli è piaciuto tantissimo, infatti mi ha detto sono veramente felice di partecipare e questo insomma ci fa molto piacere perché è diciamo, una presenza importante. Intanto domani a partire dalle 14 si terrà il casting per alcuni personaggi della storia che vedrà come protagonista maschile l'attore pratese Massimiliano Galligani e in quello di protagonista femminile Ilaria D'Urbano. Nel cast anche l'altro attore pratese Francesco Ciampi. Alcune scene del film verranno girate a Prato, in Piazza delle Carceri, con lo sfondo del castello, in una ex fabbrica abbandonata e in una officina meccanica a Baiano. Alle manifatture invece sarà basata tutta la pre-produzione. Girare a Prato deriva anche dal fatto che ci sono le manifatture digitali, che secondo me è casa, perché per tutte le persone che diciamo, operano nel mondo cinematografico, o vai a Roma o a questo punto vai a Prato, per cui non ci sono alternative. E con questa struttura, secondo diciamo il parere di tutti i miei colleghi, Prato è diventata la vera città del cinema dopo Roma, è chiaro.